2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ancora tendati incendiari, ancora auto in fiamme nella notte. C'eravamo disabituati a svegliarci a mattina e trovare il bollettino nero della notte di fuoco. Da qualche tempo è come essere tornati indietro e c'è veramente da preoccuparsi, perché laddove esistono crisi economica, miseria, difficoltà a portare avanti le azioni quotidiane del vivere, è più facile cadere nelle gribbie della criminalità, divenendo nel braccio armato per lavoretti, prima modesti come andare a incendiare un'auto la notte e poi sempre più grandi e pericolosi. Non è esagerato dunque il campanello d'allarme che è scattato in questi giorni in città, anzi è tardivo, perché certi segnali c'erano già da tempo e solo il Covid li ha coperti per 2 anni. Ora c'è da ritornare a lottare per evitare che si facciano passi indietro. Ci sono tanti parametri nei quali girare indietro, e se si aggiunge pure quello della sicurezza e dell'ordine pubblico, significa veramente che non c'è più speranza. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.